Sono ormai passati quasi 2 anni da quando ho scelto di andare via da casa dei miei genitori e trasferirmi in una grande città in cerca di grandi opportunità. Ciao, io sono Daria Huber, sono una cantautrice e produttrice indipendente e oggi vi porto un pochino nella casa in cui sono cresciuta, o meglio, tra gli oggetti con cui sono cresciuta. Vi spiego. Per chi non lo sapesse, io sono originaria di Napoli, ma sono cresciuta in un piccolo paesino in provincia di Caserta che si chiama Vitulazio, un paese di soli 7.000 abitanti, che mi ha dato tanto, soprattutto tante belle persone, ma mi ha anche portato a voler sapere cosa ci fosse al di fuori di quel paese. Così, quando ho cominciato a fare questo lavoro nel 2021 e ho avuto la possibilità di passare periodi più lunghi in grandi città come Milano o come Roma, ho scelto di voler andare via da questa casa in cerca di queste grandi opportunità che ti regalano le grandi città. E mi sono stabilita a Roma. Questa decisione l'ho presa insieme alla mia ragazza con cui convivo attualmente e a mia sorella che si è trasferita anche lei a Roma in un'altra casa. E i miei genitori, strano ma vero, hanno deciso di trasferirsi in una casa molto più grande proprio appena siamo andate via. Quindi diciamo che queste esatte pareti non sono quelle in cui sono cresciuta, però questa stanza è pienissima di oggetti che mi hanno vista crescere. E oggi mi andrebbe di farmene vendere un paio. Comincerei da un oggetto che in parte ha modellato la mia carriera, e cioè il mio primo computer della Apple, il computer con cui ho cominciato a produrre musica prima su GarageBand e poi su Logic. Ci mette un'eternità ad accendersi ormai. Sfondo rigorosamente degli Air 5. C'è ancora il logo vecchio di Logic, che neanche ricordavo esistesse, onestamente. Allora, c'è una cartella che si chiama Music, e c'è un file che si chiama .mp3. Bellissimo, Daria. Oddio. Questo è un reperto storico, una cover di una canzone di Orla Gartland. Per chi conosce Orla Gartland, commentate adesso, perché ho bisogno di conoscere più fan italiani. Una canzone che si chiama I Go Crazy, che è tipo tra i suoi primi singoli. Io feci sta cover, però non è mai uscita, credo. I've got no clue what you're thinking. I want somebody hold me and tell me. Mix. Ma non sei a tempo, bro. Mamma mia. Sono reperti storici. Mostrano che c'è speranza veramente per tutti. Ma proprio per tutti. Mi ricordo questa cosa. Era un mashup di Undrunk di Fletcher e Curious di Hayley Kiyoko. Kiyoko? Come si pronuncia il suo nome? Che per chi non le conosce sono tipo due lesbian icons. Quindi... usavo il drummer, sono una fake. Ogni volta che vengo qui, tra l'altro, e mi trovo a riguardare un pochino tutti questi oggetti, mi chiedo anche perché ho portato alcune cose e altre no. Cosa me le ha fatte lasciare qui? Poi le guardo e mi rendo conto, effettivamente, però è sempre carino pensarci. Ci sono tutti questi quadretti, diciamo, che ho realizzato, le mie prime esperienze con l'acrilico. Questo doveva essere un ritratto di Jodie Comer, non ha funzionato. Questo è bellissimo, questo sono ancora molto fiera di averlo fatto. Ma più di tutto, qui dentro ci sono delle fotografie che avevo appeso in camera. Quando ero giovane, quando ero piccola, avevo un muro pieno di foto. Mi piaceva tantissimo stampare le foto e appenderle. Quindi avevo tantissime foto mie, dei miei amici, con la mia famiglia, ma anche foto di artisti che mi piacciono tantissimo, un po' come i poster, ma... foto e foto di personaggi di serie TV che mi avevano colpito particolarmente e che mi piacevano particolarmente, un po' per gli attori e un po' per il personaggio in sé. Qui abbiamo Arizona Robbins di Grey's Anatomy o una foto del cast di The Fosters, ad esempio. Callie Arizona. Ero una grande fan di Grey's Anatomy, tra l'altro lo sto riguardando adesso, è sempre bellissimo. Orla Gartland, chiaramente. Una foto di Year 5 che ho stampato proprio quando hanno scelto di cambiare nome in The Driver Era, infatti ci ho fatto scrivere sotto Will Never Fade Away, che è una frase di una loro canzone. Altra foto di Ross Lynch che ho scattato io. La mia foto Year 5. Ma più di tutti vi faccio vedere un reperto storico, perché questa è una foto di me alla mia prima esibizione, primissima esibizione della mia vita. Ero terrorizzata, infatti secondo me ho cantato malissimo, cioè sono salita su quel palco e avevo la voce che tremava tantissimo e non riuscivo a calmarmi, non conoscevo le emozioni che ti dona il palco e è stato veramente un momento intenso ma anche terrificante per me. Era un contest e ricordo che tornando a casa, perché avremmo saputo i risultati più avanti, pensavo, cavolo, non merito di passare perché non sono stata brava, però spero di passare per avere una seconda opportunità. Non so per quale motivo, non so quale è stato il miracolo, ma sono passata ed effettivamente ho avuto una seconda opportunità e già la seconda volta è andata molto molto meglio. Mi piace pensare di crescere ogni volta che salgo sul palco. Adesso mi metto tipo due foto a confronto di
me alla mia prima esibizione e me sul palco oggi. C'è una bella differenza. Quando dico che c'è speranza per tutti davvero. Qui abbiamo un altro reperto storico decisamente importante. Questa è la mia scatola dei ricordi. In questa scatola sono contenute cose di ogni tipo. Scontrini di giornate particolari che ho vissuto, biglietti di concerti o di musei, insomma. Questi VIP pass, tra l'altro, uno dei driver era... E anche uno degli Air 5 da qualche parte. Un biglietto della metro di Milano ormai sbiadito, della prima volta che sono stata a Milano. Di tutto, davvero di tutto. Uno scontrino di Poke House che non so per quale motivo ho conservato. Quando ero piccola ricordavo ogni singola data connessa a questi scontrini, ogni singola cosa che era successa. Adesso non credo più di avere questo talento, onestamente. Una bustina di una tisana. C'è anche una fototessera di me da bambina. Qui dentro c'è la mia prima chitarra acustica. Sentiamo come suona senza accordare. Oh! Tra l'altro manca una corda. Ho comprato questa chitarra con i miei risparmi ed ero molto molto fiera di questa cosa, avevo 12 anni. Ho cominciato a scrivere le mie prime canzoni su questa chitarra, in inglese chiaramente. Questa chitarra non credo che abbia mai visto delle canzoni in italiano. E una faceva così. I haven't seen your face in a month. Where were you this time? I was on my bed writing songs. Sono sempre stata una persona che guarda al futuro con molta curiosità e molta voglia di scoprire cosa questa vita in serbo per me. E vedermi così tanto cresciuta, sapere che sono cambiate tantissime cose nella mia vita, ma al tempo stesso sono sempre quella piccola persona con tanta passione per la musica che ha scelto di buttarsi in questo mondo, mi rende veramente, veramente felice. Non riesco a capacitarmi di quanto le cose possano cambiare nel giro di così poco tempo. Quindi niente, sono molto molto felice di tutto quello che sta succedendo nella mia vita e di tutto quello che è successo nella mia vita fino ad ora. Io vi ringrazio per aver condiviso questi ricordi con me, è stato veramente interessante fare un tuffo nel passato e ci vorrebbero tipo 18 video per spiegare realmente tutta la mia vita e riesplorare la mia vita. Però è stato bello condividerne una parte con voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, intanto vi ricordo che è uscita Partita a Scacchi venerdì scorso e che... dovete assolutamente ascoltarla se non l'avete fatto, trovate il link in bio, anche per dare una possibilità a quella povera ragazzina che produceva musica nella sua cameretta con assolutamente zero capacità e competenze, però che ce l'ha fatta, perché questa nuova canzone, Partita a Scacchi, l'ho prodotta proprio io, quindi c'è speranza per tutti, ricordatevelo, forse questo è il messaggio principale del video. Ci vediamo alla prossima, ciao!